Buongiorno a tutti i telespettatori di TV 12 e bentrovati in diretta per questa edizione di pranzo del nostro TG. Andiamo subito in apertura sul sito dell'agenzia ANSA che vede in questo momento in primo piano ancora l'emergenza maltempo in Emilia-Romagna. Oggi è una giornata di lutto nazionale in memoria delle vittime dell'alluvione. Bandiere a mezz'asta anche nei principali luoghi in siti, diciamo così, delle istituzioni. Qui vediamo la sede del Senato, appunto, con le bandiere a mezz'asta per questa giornata di lutto nazionale. Ci sono ancora 20.000 persone che non possono tornare nelle loro abitazioni, ha detto il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nell'incontro, in un'intervista realizzata oggi a Sky TG24. Per fortuna oltre 15.000 persone sono rientrate nelle loro abitazioni, mentre possiamo vedere anche le altre immagini che ci arrivano proprio dall'Emilia-Romagna e ci mostrano anche l'esercito in azione per la pulizia delle strade. Eravamo oltre 36.000 fuori casa dopo l'alluvione del 16 maggio, ha precisato il presidente dell'Emilia-Romagna. E come abbiamo letto prima anche sull'agenzia ANSA c'è un rischio acque contaminate. Le acque alluvionali possono essere contaminate da reflui provenienti da sistemi fognari o da sostanze chimiche e da rifiuti agricoli o industriali con possibili impatti sulla salute, quanto segnala il comune di Ravenna, citando un documento dell'azienda sanitaria Romagna, proprio sui pericoli potenziali e sulle norme di comportamento che anche i volontari impegnati da più parti in questi giorni nella pulizia dei luoghi allagati devono tenere. Ci sono anche i consigli per la pulizia e la disinfezione dei luoghi che sono stati invasi appunto dall'acqua. E procede anche il lavoro e il turnover dei volontari della Protezione Civile regionale in Emilia-Romagna. Questa mattina sono partiti altri 8 volontari della Protezione Civile, alcuni dei quali altamente specializzati per la particolare missione che dovranno portare a termine, ovvero salvare dal fango il patrimonio librario della Biblioteca Vescovile di Forlì. Con loro anche un funzionario della Protezione Civile. Quelle che vediamo sono le immagini di un primo briefing che si è tenuto questa mattina nella sala ottagonale della sede della Protezione Civile di Palmanova. Poi sono stati caricati parte dei materiali necessari per le operazioni e la colonna mobile è partita alla volta dell'Emilia-Romagna. Altri volontari sono partiti da Portogruaro e in Emilia-Romagna proseguono gli interventi di pulizia, in particolare nelle scuole. Questa mattina i volontari sono al lavoro nello sgombero delle scuole elementari e medie a Villafranca di Forlì. Ieri è stata ultimata la sistemazione della scuola di Roncadello, dove ora gli alunni possono rientrare nelle aule e riprendere le lezioni. Terminate le operazioni di rifinitura per la pulizia, sono stati riportati nelle stanze tutti gli arredi, banchi, scusate, sedie, armadietti. Ieri sera le insegnanti hanno ringraziato tutti coloro che si sono impegnati in questa attività con un piccolo presente simbolico a riconoscenza, una candelina con la fiammella accesa entro un portalampade realizzato a mano in corda. Nel biglietto si legge, nel grigiore di questo fango, siete stati la nostra luce, la scuola Decio Raggi di Roncadello. E in 50 anni ci sono stati 12.000 disastri climatici e 2 milioni di morti. I dati sono stati diffusi dall'ONU in occasione del Congresso Mondiale di Meteorologia. Vediamo il servizio.
Alluvioni, cicloni tropicali, tornado, siccità. In 50 anni gli eventi meteo estremi sono aumentati causando quasi 12.000 disastri e seminato nel mondo oltre 2 milioni di vittime per un costo che ha superato i 4.300 miliardi di dollari. Sono numeri aggiornati al 2021 dell'Atlante della mortalità e delle perdite economiche dovute a condizioni meteorologiche, climatiche e idriche estreme, che era fermo al 2019, resi noti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale, Agenzia delle Nazioni Unite, in occasione dell'apertura del 19° Congresso Mondiale di Meteorologia a Ginevra. In particolare, i danni economici sono aumentati vertiginosamente, ma il miglioramento degli allarmi precoci e la gestione coordinata dei disastri hanno ridotto il tasso della perdita di vite umane nell'ultimo mezzo secolo. E una delle massime priorità strategiche dell'ONU, infatti, è garantire l'allarme precoce per tutti nel mondo entro fine 2027, ha ribadito il segretario generale dell'ONU Guterres. Questo è uno dei primi punti all'ordine del giorno del congresso che riunisce i più alti rappresentanti delle agenzie delle Nazioni Unite, delle banche di sviluppo, dei governi e dei servizi meteorologici e idrologici nazionali, chiamati anche ad approvare il piano strategico 2024-2027 e la spesa massima per il prossimo quadriennio. Il PNRR è troppo centralista, ora va modificato. È quanto dichiarato dal presidente della regione Massimiliano Fedriga in un'intervista pubblicata sul Corriere della Sera. Rispetto a quando è stato varato, la situazione nazionale e internazionale fra guerra e crisi energetica è completamente cambiata, ha spiegato il governatore. Il PNRR non può essere ideologizzato, ma adeguato perché risponda all'esigenza di favorire lo sviluppo del paese, per cui modificarlo è inevitabile. L'orizzonte temporale indicato, il 2026, aggiunge Fedriga, ha portato all'esclusione di alcune opere infrastrutturali strategiche, come la velocizzazione della Venezia-Trieste. Bisognerebbe prevedere deroghe sui tempi di realizzazione per alcuni progetti specifici, ma soprattutto, afferma Fedriga, è stato costruito con un'impronta fortemente centralista, con lo Stato che dà gli obiettivi e le regioni che li adattano alle esigenze dei territori, ma con tutte le scelte calate dall'alto, tagliando fuori completamente i nostri enti. Qui sono emerse differenze inaccettabili fra regioni. La mia è all'ultimo posto per fondi pro capite, ha detto Fedriga. Altre realtà hanno avuto il 600%. È chiaro che serve un riequilibrio. Luca Zaia, governatore del Veneto, con il 69% dei consensi, è il presidente di regione più gradito secondo un sondaggio SVG effettuato su un campione di quasi 11.000 persone nel periodo marzo-maggio. Nel ranking dell'operato dei presidenti di regione seguono a pari merito con il 64% il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Con il 64% appunto dei consensi, più giù sotto il 50% ci sono il presidente della Campania Vincenzo De Luca al quarto posto con il 49%. Parliamo adesso del terziario. Crescono la fiducia degli operatori di questo settore e anche i ricavi. Un'impresa su quattro chiede credito per investimenti, ma la carenza di personale riduce i ricavi del 18%. Questi alcuni dei dati emersi dall'indagine realizzata dall'osservatorio FVG Format Research. Allora andiamo a sentire appunto qualche particolare in più sui risultati di questa ricerca. In Friuli Venezia Giulia, a differenza di quello che accade nel resto del paese, noi assistiamo non soltanto ad un aumento delle imprese nuove nate, ma anche contemporaneamente ad una decrescita delle imprese che cessano. E questo a beneficio del saldo tra imprese nuove nate e imprese che cessano, positivo per la regione. C'è un miglioramento sicuramente del clima di fiducia delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia e in generale e poi soprattutto nell'andamento della propria attività economica. L'indicatore si è ancorato ormai stabilmente oltre la soglia psicologica del 50 su una scala da 0 a 100 e questo significa che siamo in un'area di espansione del mercato.
fiducia che è fortemente sostenuta dai ricavi delle imprese in aumento e dall'occupazione che non soltanto tiene, ma in vista della stagione estiva è anche questa in miglioramento. Il turismo si rivela ancora una volta vero e proprio driver dell'economia della regione, soprattutto per quanto riguarda gli alberghi, che vedono una stagione turistica ottima alle porte. Unico dato leggermente, diciamo, negativo è il fatto che le imprese sono ancora alle prese con un aumento, con l'aumento dei costi dei fornitori, costa tutto di più le materie prime, i trasporti, le materie prime energetiche, e questo oggettivamente le mette un po' in difficoltà. Non è un problema del Friuli Venezia Giulia naturalmente, è un problema più generale che in qualche modo comprime le aspettative delle imprese, aspettative che comunque sono ottime riguardo e la prossima stagione estiva e la seconda metà dell'anno. Il settore, diciamo, più in difficoltà, ma non è da ora, è anche addirittura da prima della pandemia, è quello del commercio al dettaglio non alimentare. Vanno invece molto bene i pubblici esercizi, il turismo più in generale, il commercio al dettaglio alimentare. Per quanto riguarda la ricerca di personale nel terziario. Sono delle difficoltà che in realtà stanno caratterizzando l'intero paese. In Friuli Venezia Giulia le imprese, e tra queste soprattutto le imprese del turismo, hanno difficoltà, almeno la metà delle imprese, a trovare il personale del quale hanno bisogno. Hanno difficoltà perché sostanzialmente non trovano il personale con le competenze richieste, non è proprio oggettivamente disponibile in molti casi, e questo in qualche modo rallenta e diminuisce le prospettive in termini di ricavi delle imprese. Abbiamo visto nelle immagini anche il presidente di Confcommercio, Giovanni Da Pozzo. Allora andiamo a sentire anche un suo commento. È una fotografia che evidenzia dei dati positivi, soprattutto nella nostra regione, con una inversione di iscrizioni superiore a quelle che sono le cessazioni nell'ambito della nostra regione, e questo è un fattore positivo, vuol dire che, diciamo, le dinamiche sono non solo di tenuta ma anche di ripartenza. Il settore del turismo si sta confermando sempre di più un comparto importantissimo, con delle soddisfazioni per chi opera in questo mondo, dalla montagna al mare, passando per le nostre città e i nostri centri storici. Certo che ci sono dei problemi legati soprattutto agli aumenti dei costi delle materie prime, ci sono ancora, diciamo, un pesante fardello sui costi energetici, anche se non più come nel passato, ed il costo del denaro che comincia ad essere, soprattutto per le imprese più piccole e meno strutturate, un problema. Dobbiamo anche notare però che c'è una voglia di una considerevole platea di imprenditori di investire, quindi la gran parte delle richieste di credito sono destinate agli investimenti, e questo, diciamo, un imprenditore investe quando vede davanti a sé una prospettiva positiva, e quindi questo ci fa ben sperare. A proposito di turismo, lei nella giornata avrà un incontro anche a Lignano Sabbiadoro in merito appunto al ruolo anche di Confcommercio Friuli Venezia Giulia. Lignano è la nostra portaerei turistica, oltre il 50% delle presenze di tutta la regione fanno riferimento a Lignano, ed è anche il nostro punto come Confcommercio più significativo in termini di presenza di aziende che sono associate a Confcommercio. Oltre il 70% delle aziende del commercio e del turismo sono all'interno del perimetro della nostra associazione. E quindi all'inizio della stagione andare a sentire, a capire quali sono le problematiche, ma mi sembra che più problematiche, mi giungono voci che c'è già un sold out fino a settembre, quindi sicuramente sarà un incontro piacevole. Siamo anche alla vigilia del weekend della Pentecoste, come la sta vivendo? Beh, diciamo come la stanno vivendo a Lignano, è un po' una trincea, però con tante aspettative. Speriamo che ci sia, sì, la solita bagarre ci sarà, perché non possiamo nasconderci dietro un dito, che sia contenuta e che dia soddisfazione agli imprenditori.
Il governo intende chiedere ai vertici di Wärtsilä di prorogare l'impegno a non licenziare, come previsto dall'accordo sottoscritto tra le parti il 29 novembre scorso. Lo riportano alcuni media locali, citando la sottosegretaria al MIMIT Fausta Bergamotto, che sta coordinando il tavolo sulla vertenza, la quale ha annunciato la richiesta di allungare i tempi. Bisogna recuperare almeno i 2 mesi persi, quindi arrivare al 30 novembre, sottolineando che il governo non può commissariare l'azienda, ma che esso è perfettamente allineato con la regione Friuli Venezia Giulia nella salvaguardia dell'impianto, dei posti di lavoro e della filiera produttiva. Bergamotto è convinta che Wärtsilä debba chiarire cosa è accaduto in merito al ritiro della manifestazione di interesse dell'austriaca Christoph, l'unica considerata congrua per il mantenimento occupazionale, retributivo e per gli investimenti previsti per il sito di Trieste. Stiamo andando a fondo, ha specificato la sottosegretaria. Wärtsilä deve chiarire e deve formulare delle richieste agli eventuali acquirenti. Deve essere ragionevole e non trasformare queste richieste in pretese. I lavori del Consiglio regionale, che ieri ha ultimato l'elezione dell'ufficio di presidenza e dei vertici delle commissioni permanenti. A guidare la prima commissione, chiamata a occuparsi di bilancio e finanza, sarà ancora Alessandro Basso di Fratelli d'Italia, che già aveva presieduto l'organismo consiliare nella passata legislatura. Cambia invece guida la seconda commissione, che si occupa in particolare di attività produttive, commercio e agricoltura. Il successore del leghista Alberto Budai e Markus Maurmeier di Fratelli d'Italia. Terza commissione, che si occupa dei temi della sanità, ha scelto come presidente Carlo Bolzonello, consigliere del gruppo Fedriga presidente. Anche in questo caso i consiglieri di minoranza hanno scelto di lasciare bianca la scheda. A guidare la quarta commissione è stato chiamato Alberto Budai, consigliere della Lega, che nella passata legislatura aveva condotto i lavori della seconda commissione. Per quanto riguarda invece la quarta commissione, che si occupa di infrastrutture, ambiente ed energia, il presidente, come detto, è Alberto Budai, il vice Stefano Balloc. La quinta commissione, che si occupa di autonomie locali, sicurezza e immigrazione, ha scelto come presidente Marco Bernardis della lista Fedriga, presidente che già aveva guidato l'organismo consiliare nella passata legislatura. A completare il quadro è arrivata l'elezione di Roberto Novelli, Forza Italia, alla presidenza della sesta commissione, che si occupa in particolare di istruzione e lavoro. La conferenza dei capigruppo ha infine designato i componenti del comitato per la legislazione e il controllo e la valutazione. L'organismo di controllo, che deve essere necessariamente presieduto da un esponente della minoranza. Roberto Cosolini, consigliere del Partito Democratico, ci spiega il ruolo di questo comitato. Sentiamo. Consigliere Cosolini, ci sarà la formazione del comitato di controllo di cui lei è stato presidente la scorsa legislatura, quindi le chiediamo qual è il significato di questo organismo. Ma è un organismo importante nella misura in cui la gran parte delle leggi contiene delle clausole valutative, ovvero strumenti per verificare la validità dei percorsi di attuazione delle norme. Il comitato è il soggetto deputato ad affrontare questa valutazione, quindi questa verifica. Quindi è importante, perché poi riporta al Consiglio dati ed elementi valutativi sull'efficacia delle norme, e il Consiglio ne può tener conto magari per migliorare la qualità delle norme. E per quanto riguarda la sua esperienza, c'è sempre stata collaborazione oppure invece avete dovuto un po' faticare per ottenere i dati di cui avevate bisogno? Abbiamo avuto una buona collaborazione, c'è stato qualche ritardo da parte di qualche direzione nelle trasmissioni dei dati, ma non dimentichiamoci che eravamo in periodo di emergenza pandemica e quindi ad esempio la direzione sanità aveva altre priorità, ma alla fine direi che tutti hanno fornito gli elementi di cui avevamo bisogno. Il
Comune di Udine realizzerà una nuova area verde nello spazio compreso fra Viale Pasolini e Via del Cotonificio, in quella che ora è un'area abbandonata di proprietà dell'ente locale. Un progetto con il quale l'amministrazione comunale aveva partecipato a un bando del Ministero dell'Ambiente, ottenendo un finanziamento di 500.000 euro. Ieri la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che prevede un investimento di 250.000 euro per la realizzazione di un'area verde e anche di un'importante riqualificazione fluviale in ambito urbano del canale Ledra. Ance Alto Adriatico e l'amministrazione comunale della scuola media di Meduno hanno festeggiato i vincitori del concorso sulla rigenerazione verde. Vediamo il servizio di Emilia Angelucci. Si è tenuta nella mattinata del 23 maggio presso la scuola secondaria di primo grado Andreuzzi di Meduno, Pordenone, la presentazione del progetto delle studentesse e degli studenti delle classi seconda A, B, terza A e B, vincitori per la regione Friuli Venezia Giulia, dell'ottava edizione del concorso Macroscuola 2022-2023. Quest'anno sul tema Rigenerazione Verde, promosso dai giovani imprenditori edili di Ance. A complimentarsi con le ragazze e ragazzi per il loro progetto, che aveva rappresentato la regione alla finale nazionale di Roma, erano presenti la sindaca di Meduno Marina Crovatto, l'assessora alla cultura Daniela Del Bianco, il presidente di Ance Alto Adriatico Elvis Santini e Luca Spagnol, presidente del gruppo giovani di Ance Alto Adriatico. Che hanno promosso il concorso a livello regionale e hanno consegnato alle studentesse e agli studenti una targa. Un importante progetto per la città, quello della scuola di Meduno, che ha immaginato un complesso lavoro di riqualificazione della zona del castello, ha spiegato la sindaca Crovatto. Oggi siamo qua nella scuola media del nostro comune perché andiamo a valorizzare i ragazzi nostri che hanno partecipato e vinto una selezione presentando un progetto meraviglioso sulla nostra area del castello di Meduno. Progetto meraviglioso perché ha tenuto conto delle esigenze ambientali in un ambiente che è sempre più sotto pressione e in pericolo. E hanno tenuto presente della storia del nostro paese, ritornando alle radici. Come sindaco ringrazio e sono orgogliosa della nostra scuola e ringrazio tutti quelli che contribuiscono a mantenere il livello che abbiamo adesso e che sicuramente migliorerà ancora. Anche Santini e Spagnol di Ance Alto Adriatico sono stati estremamente soddisfatti per il risultato. Oggi abbiamo visto la potenza del futuro. Ragazzi di 12-13 anni che hanno immaginato come può essere rivalorizzata una zona di cui loro fanno parte, perché ci abitano, con idee innovative e attuabili. È stata veramente una soddisfazione e ci auspichiamo che questo progetto abbia un percorso, venga realizzato e che il prossimo anno, con un nuovo tema, altre scuole partecipino e abbiano lo stesso risultato della scuola di Meduno. Complimenti ai ragazzi e ai professori. E oggi siamo venuti qui a Meduno a consegnare una targa ai ragazzi che hanno partecipato al concorso al bando Macroscuola, che è stata veramente un'esperienza molto positiva per noi come associazione, ma soprattutto penso anche per loro che hanno potuto condividere questa esperienza riqualificando una parte storica e abbandonata del loro comune, andando a identificare cosa vuol dire riqualificare e soprattutto in modo sostenibile senza andare a cementificare. Spero che questo possa portare ad altre scuole del territorio del Friuli Venezia Giulia a partecipare il prossimo anno, che sarà un bando simile con un altro tema che sveleremo a tempo debito. Comunque secondo me è un percorso molto formativo per gli alunni e anche secondo me per le amministrazioni comunali, che devono essere a più stretto contatto con i ragazzi, perché il futuro è loro. Adesso la pagina sportiva, andiamo subito alla Dacia Arena da Alessandro Sursa per tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Angela, un saluto a te, un saluto ai nostri amici da casa. È una giornata importante quella di oggi. Adesso andremo a sviluppare con calma tutti i nostri temi perché ci concentreremo su Udinese e su Pordenone. Ovviamente il basket sarà protagonista domani, oggi giornata di vigilia di gara 5, quindi davvero qui in Friuli sono giorni importanti. Facciamo ordine. Udinese, un Udinese che ha ripreso gli allenamenti, ha ripreso insomma la settimana di sedute dopo
il giorno di riposo concesso all'indomani della gara contro la Lazio, si avvicina la partita contro la Salernitana che curiosamente, esattamente come lo scorso anno, sarà l'ultima trasferta del campionato. Nel 2021-2022 era l'ultima in assoluto, quest'anno invece si chiude in casa e quindi sarà la penultima giornata, però l'ultimo viaggio lontano dalla Dacia Arena. E quindi in caso Udinese bisogna cercare innanzitutto di chiudere con le polemiche relative, gli strascichi insomma relativi alla gara contro la Lazio, con quel rigore di Immobile ovviamente che non c'era, quel video polemico dopo le parole del direttore Marino dei biancocelesti, insomma metterci una pietra sopra e andare avanti e concentrarsi sulla gara contro la Salernitana. Allora andiamo a fare il punto proprio in caso Udinese, considerando che poi nelle prossime sedute si inizierà davvero a parlare di formazione e di tattica per affrontare la squadra di Paolo Sousa. È ripartita la settimana dell'Udinese dopo il giorno di pausa concesso alla squadra all'indomani del KO contro la Lazio, e questa settimana, che avrà il suo apice con la gara contro la Salernitana in programma sabato alle ore 15, sarà una settimana con due obiettivi ben precisi: preparare al meglio appunto la partita contro la squadra di Paolo Sousa, che nell'ultimo turno ha fermato sul 2-2 la Roma all'Olimpico e in precedenza aveva steso l'Atalanta, ma anche quello di dimenticare le feroci polemiche esplose nel post gara contro la Lazio, con un Udinese furiosa per il rigore concesso ad Immobile e una Lazio altrettanto polemica con un video alquanto scadente postato sui social. Per il bene di tutti, queste polemiche vanno dimenticate e bisogna concentrarsi sul calcio giocato senza distrazioni che possono rendere ancora più complessa una gara, quella della Rechi, che già di per sé non sarà affatto semplice. Vuoi per le numerose assenze, alle quali andrà aggiunta quella di Udoge squalificato, anche se almeno rientrerà Becao, vuoi per la volontà di Mazzocchi e soci di vendicare lo 0-4 subito lo scorso anno, quella in Campania sarà una gara assolutamente viva e bollente, alla faccia di chi pensa che potrebbe essere la classica partita tranquilla di fine stagione. Nella prima seduta settimanale la squadra però si è intanto concentrata sul recupero fisico, visto che lo stesso Sottil ha parlato di un gruppo al cui interno sono presenti molti giocatori che hanno bisogno di un giorno di recupero in più dopo aver tirato la carretta per tutto l'anno, e quindi scarico per i protagonisti scesi in campo domenica sera e seduta normale per gli altri con l'ormai costante aiuto dei ragazzi della primavera. Poi si inizierà a parlare di Salernitana con Sottil, che ci tiene a superare il record di punti ottenuto lo scorso anno per rendere questa la migliore stagione delle ultime 10. E allora sì, ricordando che mancherà per squalifica Destin Udoge, ma che almeno rientrerà Rodrigo Becao in vista proprio di Salerno. Come dicevamo Angela, passiamo alla Pordenone, perché è stata ufficializzata adesso istanza di fallimento per il club neroverde, la richiesta di Raffaele Tito, procuratore che ha visto ovviamente chiaro sui fascicoli che sono arrivati sulla sua scrivania, fascicoli che sono importanti perché riguardano gli ultimi bilanci di una società, quella neroverde, che si sapeva fosse in crisi, si vociferava avesse delle difficoltà economiche, ma prima appunto erano soltanto voci, adesso sono arrivate le conferme. Presentata quindi ufficialmente istanza di fallimento per un club in realtà che poi sportivamente si gioca tutto in questi giorni, perché ci sono i playoff contro il Lecco, 27 maggio gara di andata, 31 gara di ritorno dei quarti di finale per sognare la Serie B, una situazione quella anche più rosea di promozione in Serie B che potrebbe comunque non bastare, perché insomma il passivo è importante, l'ultimo bilancio è stato chiuso con circa 6 milioni e mezzo di passivo, i debiti nei confronti del fisco sono circa di 7 milioni, anche di più, una situazione societaria che è passata da un attivo di 2 milioni circa a un passivo di 1 milione e mezzo, insomma davvero una situazione critica quella del presidente Lovise e del suo club, che adesso dovranno valutare un attimo quello che è da fare. Intanto la notizia, come ribadiamo ancora una volta, è quella che è stata presentata ufficialmente richiesta istanza di fallimento per il club neroverde. Provando però a parlare di calcio, anche se in questa situazione, in quest'ultima ora è difficile, andiamo a vedere come almeno il Pordenone si sta preparando, proprio perché sono uscite nelle ultime ore anche i sorteggi sportivi che hanno visto il Pordenone appunto affrontare il Lecco e poi, se dovesse passare, una tra Vicenza e Cesena. Vediamo, e poi linea a te Angela.
Una famosa pubblicità diceva: non è forse vero che l'attesa del piacere è essa stessa? Il piacere probabile, in alcuni casi non troppo vero in realtà, in altri, per esempio, non crediamo che il Pordenone sia d'accordo con questa celebre affermazione, dal momento che i ramarri stanno aspettando da un mese circa di scendere in campo, ovvero dall'ultima giornata di regular season contro l'Albino Leffe di fine aprile. Nel frattempo, con colpevole ritardo, sono iniziati i playoff, con il Pordenone divenuto spettatore interessato per capire chi avrebbe affrontato nella fase nazionale. Ebbene, dopo i primi turni sono usciti gli accoppiamenti dei quarti di finale. I neroverdi hanno pescato il Lecco, già affrontato nel girone, con la gara di andata che si disputerà sabato 27 maggio e il ritorno in programma 4 giorni dopo, mercoledì 31. Saranno due sfide che si preannunciano assolutamente equilibrate e tese, e in cui a regnare potrebbe essere davvero l'equilibrio, magari da spezzare con una giocata singola o con un episodio che i friulani dovranno essere bravi a portare dalla loro parte. Le altre gare dei quarti di finale dei playoff di Serie C sono Pescara contro Virtus Entella, Foggia Crotone e Vicenza Cesena, con il Pordenone che in caso di pareggio del turno troverebbe proprio una tra biancorossi e romagnoli. Adesso quindi Di Carlo, che in amichevole si è goduto i progressi della sua squadra, ha ancora 3 giorni per pensare alla migliore formazione possibile da schierare contro Lecco. Sabato si gioca, il sipario è pronto ad alzarsi. Noi ci fermiamo qui per questa edizione del nostro notiziario, l'informazione ritorna alle 16, prima però come ogni giorno alle 15 l'appuntamento live con Pomeriggio Calcio, dalle 19 la fascia informativa serale, alle 20.30 baschettiamo, alle 21.15 tag in comune che questa sera ci porta a San Giorgio di Nogaro. È davvero tutto, grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio. Un saluto agli amici di TV12 da Male Mazzoleni di Trebi Meteo. Mercoledì è l'insegna che inizierà l'insegna del bel tempo su gran parte del Friuli Venezia Giulia, ampi spazi di cielo sereno, ma tuttavia nel corso del pomeriggio frequenti rovesci temporali si formeranno su Alpi e Prealpi, sconfinando localmente sulla fascia pedemontana, in pianura lungo le coste prevalenza di bel tempo, con temperature anche molto piacevoli. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio per quanto riguarda le province di Pordenone e Udine. Sarà un mercoledì che inizierà l'insegna del bel tempo, ma come notiamo dalla grafica, nel pomeriggio rovesci temporali si formeranno su Alpi e Prealpi, temperature anche oltre le medie del periodo, come notiamo, punte anche vicino ai 27-28 gradi. Ci spostiamo poi sulle province di Gorizia e Trieste, qui sarà un mercoledì di prevalenza di bel tempo, ampi spazi di cielo sereno, attenzione però a qualche fenomeno che nel corso del pomeriggio si formerà a ridosso delle Alpi, temperature che come notiamo dalla grafica rimangono ben oltre le medie del periodo, punte anche vicino ai 27-28 gradi. Ma per maggiori dettagli comunque scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.